La legge numero 3 del 2012 ha l'obiettivo di offrire una soluzione sostenibile a tutti i consumatori che versano in una situazione di sovrindebitamento, e cioè in una condizione economica tale da non riuscire più a far fronte ai propri debiti. Tutti i consumatori, siano essi lavoratori dipendenti pubblici o privati, pensionati, disoccupati, possono accedere a questo strumento di tutela. L'importante è che i debitori abbiano assunto le obbligazioni in questione per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Per il debitore e consumatore che versa in uno stato di sovrindebitamento, questa legge prevede le seguenti procedure. L'accordo con i creditori prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, previo accordo con almeno il 60% dei creditori. Il piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, senza che vi sia la necessità di alcun previo accordo con i creditori. La liquidazione del patrimonio. Procedura alternativa alle precedenti, prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi per mezzo della vendita di tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore. Le tempistiche sono piuttosto rapide. Anche se le fasi di preanalisi di attività con l'organismo di composizione della crisi sono di durata variabile, una volta presentata la proposta in tribunale, la relativa procedura deve concludersi entro 6 mesi. Il Codacons, con l'iscrizione al costo di 50 euro, offre a tutti i debitori interessati una valutazione della sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità a una delle procedure indicate. Se la valutazione darà esito positivo, il debitore consumatore potrà liberamente decidere se agire con il Codacons, alle condizioni in seguito comunicate o con altro legale di fiducia. Per informazioni aggiuntive e per aderire all'iniziativa, vai su www.codacons.it.